Ciao a tutti ragazzi, sono Maka con un tatuaggio dei polaretti e benvenuti in un altro video. Siamo sempre su Roblox e penso che tutti voi conosciate l'IKEA, il famosissimo negozio di mobili e di tantissime altre cose che c'è in quasi tutte le più grandi città, tipo Milano ce ne sono tre, credo. Comunque, conosciamo tutti l'IKEA, sappiamo tutti quanto sia grande e oggi andremo a giocare a 3008. Descrizione. Non seguire nessun link nel gioco perché ti scammerà. Ottima intro, SCP 3008. Iniziamo. Io credo che sia l'incubo di tutti, tipo rimanere chiusi all'interno tipo di un negozio enorme e non essere da soli, ma essere in compagnia di qualcuno di ostile. Io sinceramente non mi vorrei mai trovare in una situazione del genere. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. È giorno, come possiamo vedere, qua abbiamo il negozio con varie zone, vari tipi di mobili. In sostanza credo che si possano prendere gli oggetti. No? Esploriamo per ora. I bagni. Oh, una pizza. Ah, sì, una fetta. Una fetta di pizza ho preso, eh? Che fame. Si è fatta notte e dobbiamo sopravvivere alla notte. Ci starete chiedendo come? Dobbiamo crearci una fortezza. Oddio, lì c'è qualcuno. Scappiamo, scappiamo, raga. Non voglio farmi uccidere. Ecco. Praticamente possiamo prendere gli oggetti e posizionarli come vogliamo. Oddio. Oddio. Lui non è un nostro amico. Raga, è uno degli operatori dell'IKEA. No, no, non ci devono prendere. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oddio, mi sta colpendo, raga, è dietro di noi. Ah, ah, ah. Gli operatori dell'IKEA ci hanno preso. Abbiamo una seconda possibilità. Stavolta ci muoveremo con calma, senza farci trovare dagli operatori dell'IKEA. Dobbiamo costruirci un... Qualcuno ha fischiato. Oh! Oh! Oh, ok. Ok, è un amico. È un amico, è un amico. Oh, arriva, arriva. Arriva operatore dell'IKEA! No, ce l'avevo quasi fatta. Dai, penso che un po' sia safe, no? No, 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 no! Mi hanno trovato! Dai, dai! Mollami! Mollami! Questa non è una bella esperienza, raga. Ve lo assicuro, non è una bella esperienza. Per nulla! Devo scappare, devo scappare. Raga... Raga, c'è qualcuno vicino. No! L'uomo IKEA, l'uomo IKEA. Scappiamo dall'uomo IKEA. Raga, sento le voci, sono più di uno. Ma quando passa la notte? Sto correndo all'infinito. Raga, ho troppa paura. Persone, persone. Persone. Dai, oh, inseguite loro, dai. C'è solo me? Sono morto. Sono morto, raga. Sono morto. Riproviamo, allora. Siamo in una zona in cui abbiamo più o meno degli oggetti utili. Potrei sfruttare meglio il tutto. Dai! Come fanno a entrare ovunque? Come fanno? Come fanno? Sono immortali. Vabbè, uccidetemi, ok, uccidetemi. Ma si è buggato. Posso scappare? Oh. Oh. Che sta succedendo? Ok, si è sbloccato. Ma... Come hanno fatto a costruire una cosa del genere? E dai, basta, uomo IKEA, basta. Oh! Arrivato il giorno, quindi abbiamo il tempo per costruirci una mini fortezza per sopravvivere alla notte. Sfrutto questa zona
mi creo un bunker. Spero di avere il tempo necessario e di non restare di nuovo così tutto all'aperto. Tavoli, tavoli, servono tavoli. Altri tavoli. Va bene pure una vasca. Ancora tavoli. Praticamente gli uomini Ikea di giorno non ti dicono nulla. Puoi spostare tutti i mobili che vuoi. Certo, ora magari non esageriamo. Io una via di fuga me la tengo nel caso in cui dovessero peggiorare le cose durante la notte. Raga, vi giuro che se tipo diventa notte adesso e mi beccano, mi incazzo di brutto. Allora, in questo modo, cioè, non potrebbero farcela a prendermi. Dai, raga, ho creato una vera fortezza. Almeno che non volano e saltano sopra. Allora, l'unico problema potrebbe essere qua. Quindi devo trovare qualcosa. Tipo, questo letto dovrei metterlo tipo così. Questo magari lo mettiamo un attimo meglio qua. Dai, è impossibile che ci prenda. Ecco. È notte e dobbiamo stare veramente attenti. Raga, ho veramente paura. Raga, sento le voci degli uomini Ikea. Non penso che stanno provando ad entrare. Forse mi hanno visto, eh. Cioè, forse lo sanno che sono qua dentro. Però al momento la nostra fortezza regge. Non ci resta che sopravvivere, insomma. Vi starete chiedendo, ma Maka, poco fa avevi creato una fortezza, eri a posto, era inespugnabile, non stava andando tutto bene, cosa è successo? Perché sei qui? Praticamente Camillo, il mio cane, è entrato, ha tirato il filo del microfono, quindi facendo cadere la scheda audio, ed è andato praticamente il computer in palla. Ho dovuto riavviare il computer e riprendere il video con il gioco che non mi ha fatto ripartire dal punto in cui l'avevo lasciato. Quindi dobbiamo ricreare una nuova fortezza. E purtroppo è già notte, quindi sarà abbastanza difficile perché gli uomini che ci stanno cercando. Allora, qua abbiamo dei letti che potremmo sfruttare. Oh no, allora praticamente ho creato un mini bunker di letti, ma c'è una piccola apertura. Al momento giusto è arrivata la luce. Perché comunque c'era più di un'apertura, era proprio enorme l'apertura. Purtroppo dobbiamo metterci di nuovo a rifare la fortezza. I letti non sono male come idea. Allora, io penso che gli uomini Ikea non riescono a saltare così in alto, quindi io comunque il tetto lo metto. Una sicurezza in più. Ci vorrebbe una scala. Ora questo lo teniamo qua, così appena il momento ci chiudiamo dentro. Non so perché, ma la voglio una sedia. Ma è anche la luce, ovviamente, se no restiamo al buio dentro. Proviamo a prenderne una più grande. Ok. Qua siamo totalmente chiusi, raga. Totalmente chiusi. Cioè, questa è la best fortezza finora. Non ce la rischiamo. Io direi ci mettiamo qua, seduti, e aspettiamo. Facciamo andare ormai la fine della giornata e vediamo come procede durante la notte. Perché ovviamente il vero problema è la notte. Ma non vorrei farmi beccare dagli uomini Ikea mentre sono fuori e perdere tutta la costruzione che finora ho fatto. Per la seconda volta, tra l'altro. È arrivata la notte. L'idea delle luci è stata ottima, perché almeno ci troviamo nella nostra tana con le luci. Siamo tranquilli, possiamo vedere. Anche se ci dovessero essere delle falle all'interno della nostra tana, ce ne potremmo accorgere subito. Allora, al momento mi sembra abbastanza sicuro, abbastanza solido. Sono abbastanza tranquillo anche. Ok, è giorno, possiamo uscire dal nostro bunker. Ok, la situazione fuori è tranquilla.
Ah, praticamente con il waypoint noi abbiamo, diciamo, cioè ci segniamo la zona della nostra casa, diciamo, del nostro bunker, ok? Così possiamo tornarci quando ci allontaniamo. Allora, io ho preso un letto a castello, così almeno possiamo estenderci in alto. Abbiamo adesso una scala per salire e dobbiamo trovare qualcosa da mettere sopra anche per chiudere. Andiamo alla ricerca di altri letti e continuiamo. Ah, no, no, no. Possiamo mettere le librerie, sono perfette. Guardate, un piccolo uomo Ikea. Perché sei così piccolo e non hai un viso? Ah, un computer ce lo portiamo, dai. Oh, no. Maxi schermo, raga. Per la notte. Se no ci annoiamo durante la notte, no? Oh, il mio orso, raga. Raga, è il mio orso. Devo averlo. Ok, basta perdere tempo. Abbiamo una fortezza da costruire. No! Dov'è l'ingresso? Si è visto che proprio mi sono spaventato un botto. No, troppa luce. La secondo voi c'è cosa più bella quando un vostro amico entra nella vostra camera e vi dice: come vuoi la crepe? Secondo me è la cosa più bella del mondo. Allora, io volevo piazzare la TV fuori perché siccome fa tantissima luce, almeno la possiamo sfruttare, no? È molto strano. Non vedo uomini Ikea nelle vicinanze. No, no, sono caduto! Sono caduto, fatemi salire! Non ci voglio credere. Devo trovare un modo per fare tipo una scala. Raga, sento un rumore strano che non è la vocina degli uomini Ikea, è proprio un'altra cosa. Sembra tipo il rumore di un piccione, il verso di un piccione. Ecco un uomo Ikea. Eccolo, quello piccolo. Oddio, no, ma gli ho dato modo di salire così. No, ma sono stupido. Sono stupido, raga. La mia mega fortezza è andata perduta. No, c'era pure la luce viola che gli potevo mettere, dai. Tutto quello che abbiamo creato è andato in fumo perché sono stupido. Ci tengo a fare una premessa perché io sono una persona che ha veramente troppa paura degli horror, raga. Proprio io non riesco a guardare film né a giocarci, nonostante i giochi horror siano i miei preferiti in un certo senso, perché le storie horror e comunque la tipologia di gameplay è la mia preferita, ma io non riesco a giocarci. Infatti i miei amici mi prendono sempre in giro perché quando gioco guardo un film horror tipo sono così. Per questo video, ragazzi, è tutto. Fatemi sapere come al solito qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se anche voi siete come me che avete un po' paura. Ci vediamo al prossimo video. Grazie mille a tutti.